Le risse più clamorose della storia dello sport. Ci sono sport signorili e sport di contatto. La rissa, quella vera, però è in agguato anche quando in campo ci sono dei veri e propri gentleman, figuriamoci quando a scontrarsi sono atleti già molto inclini allo scontro. La storia dello sport ci ha offerto emozioni uniche ed altrettanto uniche ed irripetibili risse con botte da orbi dentro e fuori dal terreno di gioco. Alcune di queste hanno scavalcato il recinto angusto degli appassionati per diventare fenomeno di costume. Quella che tutti conoscono e tutti citano come pietra di paragone ci arriva direttamente dall'NBA. Detroit Pistons Indiana Pacers. Regular season tra due squadre che comunque non si amano molto. La partita è finita da un bel pezzo, mancano una manciata di secondi e ci sono ancora i titolari delle due squadre in campo. Brutta decisione da parte degli allenatori, bruttissima quella di Ron Artest, oggi metta World Peace, che fermò Ben Wallace con un fallo che definire terminale è un complimento. Ben Wallace si alza e gli molla uno spintone che avrebbe incrinato le costole di un buon 80 dell'umanità. Considerando che tra le due squadre c'erano personaggini del calibro di Rasheed Wallace, Jamal Tinsley, Stephen Jackson e compagnia varia non c'è da stupirsi se scoppiò il finimondo. Ci si mise il pubblico di casa che cominciò a lanciare bicchieri di birra sui Pacers. Ron Artest e Stephen Jackson non se lo fecero ripetere due volte e si lanciarono tra il pubblico alla ricerca di vendetta. La reazione dell'NBA fu durissima e le conseguenze si vedono ancora oggi. Guarda la rissa tra Indiana Pacers e Detroit Pistons. Si diceva di sport signorili. Il rugby è il luogo degli sportivi per eccellenza, o quasi sempre. Test match tra Inghilterra ed Isole Samoa. Inglese chiaramente in vantaggio e 4 minuti alla fine. Alesana Tuilagi pensa bene di colpire in volo l'inglese Lewis Moody che si rialza e prova a staccare la testa all'incauto avversario. Il mischione, è proprio il caso di dirlo, scoppia in un attimo tra lo sgomento del pubblico pagante. Donne motori, gioie e dolori? Bene. Prova del campionato NASCAR. Clint Bowyer e Jeff Gordon vengono a contatto in pista generando una carambola mai vista prima. Non contenti si azzuffano anche ai box trascinando con sé entrambe le scuderie con gli effetti che potete tranquillamente immaginare.